Ma come 3%? Tutte le volte che prendo la fotocamera, nonostante la batteria sia sempre in carica, c'è il 5% di batteria e la fotocamera si spegne. Ci deve essere tipo, non lo so, la fatina delle batterie che succhia tutta quanta l'energia. Bene ragazzi, questo è e bentornati in questo nuovissimo video vlog sul mio canale. Oggi è mercoledì 18 ottobre e domattina partiremo alla volta dell'Olanda per andare ad Amsterdam, all'Amsterdam Music Festival. Un evento di musica EDM non solo, al quale abbiamo partecipato anche l'anno scorso e siamo stati invitati per partecipare anche quest'anno. Mezz'ora fa è arrivata la Marina a Milano, sono andato a prenderla alla stazione. Tra l'altro litigo tutte le volte con il fatto che i treni arrivino in ritardo di oltre mezz'ora. Miss you Japan! È andata a tagliarsi i capelli, quindi dopo prepariamo la valigia, andiamo a cena fuori e ci organizziamo perché poi domattina si parte presto. Mi sarebbe piaciuto andare in palestra anche oggi, l'avevo già messo in programma. Il problema è che non riesco con i tempi, altrimenti non posso editare tutti quanti i video. Oggi non si flex abbastanza. Ho appena finito di montare il video delle Bedwars che sono già uscite l'altro giorno della challenge senza arco, senza armatura e senza TNT. E oggi Tudor per pranzo mi ha preparato la peggior carbonara che io abbia mai mangiato, ma non andate a dirglielo. Torno al lavoro, ci vediamo tra poco. Le condizioni sono queste, ma probabilmente lo avrete già visto dal video che è uscito ieri sul canale. Infatti adesso vado a struccarmi, andiamo a cena fuori, il vlog continua e arriveremo fino a domani in Olanda. Adesso arriva la parte difficile, quella in cui sembra che mi sono limonato mezza discoteca. La cosa divertente è che il mio set di asciugamani è completamente rosso. Sono il mezzo rosso. Colpa tua, sai, cazzo. Oltre agli indovinelli a caso, dobbiamo andare a cena, amore. No, hai detto arrivato a 5 minuti, vai, ragazzi. Perché sei vestito così? Perché mi accompagno? No. O perché vieni così ad Amsterdam? Di nuovo? Amore, andiamo! Tutti a cena! La Marina ovviamente ancora non sa dove andiamo, gli ho trovato nascosto e lo scoprirà solo quando saremo arrivati. Siamo in taxi. Siamo arrivati al ristorante, è veramente molto figo, ce l'ha consigliato Giuseppe. È tutto molto figo, tutto molto interessante. La prima cosa che ho notato sono le bacchette che fortunatamente sono staccate. È un ristorante cinese tipo di alta qualità. Come antipasto ci sono le noccioline, che sono tipo gli addormentasuoceri, quelli delle fiere. Abbiamo ordinato un bordello di roba e io sono ancora truccato. Mi sa, vi farò vedere tutto quello che arriva. Ravioli, manzo e pepe nero. Ravioli e damame e tartufo. Ravioli, mandorle e Philadelphia. Ravioli chianina. Ravioli e anatra piccante. In bocca mia. Oh mio Dio. Edamame e tartufo. Qualcosa di assurdo. Pollo in agrodolce per la Marina. Le porzioni non sono grandissime, però i sapori sono assurdi. Spaghetti di riso con verdure, germogli di soia, gamberetti, uovo al vapore, anatra croccante, piadine da riempire con l'anatra croccante e quel condimento laggiù. Per quello che costa questo posto, facevamo prima andare in Cina comunque. Sono tipo quelli della rosticceria, però non sono unti, cioè sono buoni. Siamo tornati a casa, è costato un pochino, però era molto buono. Sicuramente un posto a tornarci una volta ogni tanto, magari non spesso. Anche perché il sushi è più buono. Ora devo editare i video, fare la valigia e preparare le ultime cose prima della partenza. Sono le 2:59, io ho praticamente finito di editare, mi mancano 3 video. Il problema è che devo ancora fare la valigia. Qua c'è nel mezzo la bici di Tudor. Tra 4 ore dobbiamo uscire di casa e andare all'aeroporto. Il che significa che probabilmente passerò la notte in piedi a lavorare. Che diavolo porto con me? Ok, la valigia è praticamente pronta. Ho preso questa qua gigantesca non con l'intenzione di riempirla, ma con la prospettiva di ritornare lunedì comodo, senza troppi sbatti, di riempire la valigia nel modo giusto. Ho messo un video a renderizzare, ne approfitto, mi faccio una doccia che viene anche chiamata il sonno liquido. Te ti fai una doccia e riprendi energia. O almeno si spera. Prima di una doccia però un bel pit stop, indovinate voi dove, mentre gioco a Rick e Morty. Oh, snap. Catturato. Ho già fatta. Sono le 3:50. 6:41. Mi sono addormentato, mi sono svegliato adesso, siamo in ritardo. Siamo tutti pronti, non so come, dimmi tutto quanto. L'ho messo nella valigia. L'ho messo nella valigia. Ce l'ho io. Eccolo lì. Si parte incrociando le dita. La Marina non aveva preso il biglietto, quindi l'ho messa qua dentro nella valigia rossa. E ora la porto con me. Ah no, è qua. Ok. Let's go. Siamo arrivati all'aeroporto. Aeroporto. E abbiamo 4 valigie differenti. Suri un borsone. Tudor il mio bagaglio singolo. La Marina il bagaglio medio. Io il bagaglio grande. E Giuseppe dovrebbe avere il bagaglio ancora più grande e più grande. La crew è formata. Eccoci qua. Tudor, Giuseppe, Salvatore, Alberto, Sasha, Marina, Marina. E ci sono anche io sfocato. Non abbiamo fatto neanche colazione. Siamo
siamo in procinto di partire. Dentro ci sono Sasha, Surri, Alberto. 2 ore di volo e siamo arrivati. 1 ora e 40 siamo. Landed in Amsterdam. Siamo arrivati e la prima cosa che vedo è la selezione delle cipolle. Senza cipolla o con la cipolla? Sono arrivati anche i bagagli, notizia super positiva. Adesso andiamo in hotel, lasciamo ogni cosa e poi facciamo un giro. I am Amsterdam, anche se Sasha ha coperto tutto quanto. Perché sono più bello. Vero? Okay. Ragazzi, Alberto è sopravvissuto. Ci fa la foto, vai. E fammi la foto. Ci è venuto a prendere un van in stazione con scritto Giuseppe Greco. Oh sì. Very important polpiazzo. Ma dietro è il mio posto sempre. Fanculo. Speriamo che ci tamponino da dietro, che si inclinano due costole. Chi porta indietro la tua valigia? Non tutte le valigie di tutti, vero? La spedizione del primo giorno ha inizio. Siamo accanto all'Amsterdam Arena di hotel, il che significa che saremo vicini a tutti gli eventi. Adesso andiamo a fare la tessera metropolitana nel buio più totale con l'ISO che se n'è andato a farsi fottere. E poi andremo a vedere i musei. No, che cazzo? Sono mattonelle, non sono lingotti. Tessera fatta, la macchinetta purtroppo non dava il resto, quindi abbiamo dovuto mettere una somma precisa di soldi e dobbiamo ricaricarla nei prossimi giorni. Per quanto mi riguarda, io ho una fame assurda, considerando che ho cenato ieri sera, sono andato a letto 1 ora e ho fatto una colazione al volo, quindi batte la fiacca. Ultima fermata della metro, siamo in stazione centrale. Adesso arriviamo su che c'è la piazza molto figa. La seconda volta che veniamo e la vista è sempre spettacularis. L'acqua fa sempre cagares. L'acqua fa cagares, dici? Eh sì, è piena di lattine. Abbiamo attraversato tutta quanta la stazione centrale. Quello è un battello che sta arrivando per svuotare le persone sopra, prenderci e portarci dall'altro lato, dove poi saliremo lassù in cima, dove c'è l'altalena più alta del mondo, che io non farò perché soffro di vertigini. Ha inizio la traversata oceanica per raggiungere l'altra sponda. Fottutissimo vento. Salutiamo quelli dell'altro barcone. Ciao. Se qualcuno di voi ha lontanamente immaginato che avrei fatto questa cosa, si è sbagliato completamente. Una bomba. Ma è la intro di Hardwell? Adesso va a Martin Garrix. Ma cosa c'è? Che figata. Molto figo questo. Ora troppa e moriamo tutti. Ci hanno fatto una foto, la possiamo vedere a questo QR code qua. Anzi, guardatela anche voi. Screenshottate il QR code e guardate la foto. Dovrebbe esserci una vista a 360 gradi dall'alto di tutta Amsterdam. Però l'altalena non la facciamo. Diciamo che per la vista ne vale ampiamente la pena. Tanta roba. Che c'è? Ci vedo di cielo, non mi stampano neanche la foto. Non ci hanno stampato la foto, raga, sti infami. Ci sono anche le paleoliche laggiù in fondo. Guarda quanto è piccolo il battello da qui. Per chi fosse ignorante come noi, qua c'è la mappa dettagliata di tutte le cose che vediamo. Più o meno. Ah sì, senza cipolla, è vero! È lui! Aeroporto con la cipolla! Con la cipolla o senza la cipolla? L'Old West, esatto! Amsterdam! Per i nani c'è l'osservatorio piccolo, vai, mini telescopio per la marina. Non si vede niente, si vede, devi guardare per bene, bravo, togli gli occhiali. 3, 2, 1, tan tan tan. Vabbè, cariuccio. Questi sono malati, proprio pazzi psicopatici. Ci siamo accampati qui in questo mini giardinetto rialzato. Sasha insieme ad Alberto stanno facendo la coda per andare a fare l'altalena. Auguri, è stato bello essere vostro amico. Qui qualcuno ci lascia le penne. Ora torniamo verso la città, verso il centro. Guardate cosa c'è qua. Un buco nel vuoto. Si torna indietro. Ritorno al futuro chi? Ora facciamo un ordine di quelli che devastano tuo. Hamburger, frappè, insalate. E non mi viene in mente più niente. Se sfondiamo. Perché fuori dal locale ci sono pezzi di gambe, corpi, busti staccati? È un po' inquietante. Perché nel bagno c'è la lista per chi deve pisciare per primo? Sì, perché nel bagno che sto pisciando lì? C'hai ragione. La macchinetta dei milkshake era rotta. Tra 20 minuti forse la riparano. Incrocio le dita. Porta molto sobria comunque, che fa da chiusura di qua e di là. Ho ordinato un hamburger ed è arrivato senza le patatine. Ma come? Adesso sono triste. Alla vostra. Da ieri non ho più registrato perché è successo un problema con l'hard disk, che avrete visto sicuramente nel video che è uscito sabato. E niente, ora stiamo registrando le clip per il documentario, stiamo aspettando da mangiare e qualcosa intanto io lo prendo, Buono, sì, scelto io. Siamo nel centro di elettronica per comprare gli adattatori e il mouse. Spero di trovarne uno figo. Che stai facendo, papà? Comprate il cappello dei mates, che è fighissimo, insieme alla felpa dei mates. Oggi la giornata è un po' piovosa. Tanto vento, fa freddo. E infatti abbiamo il super giubbottone. Dobbiamo seguire la troupe, che oggi ci sono delle prese. È il momento delle giostre!
Tra poco si parte! Woo! E dai! Abbiamo anche i paparazzi! Paparazzi del Milan! I paparazzi sulle giostre! Oh! 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 Si vola! Ma che cavolo, sembra di battere i piedi su sti cosi! Ti vuole uccidere sta giostra! Ma cazzo! Oh! Vai Surri, fagli vedere chi comanda! Robin Sud ti chiameremo! Esplodilo per tutti! Come cazzo hai fatto a lasciare così? Devi vincere Fendi e Gucci per la famiglia! Quali regaliamo ai nostri fan? Dai, dai, dai! Spara! Ma che cazzo fai? Come ne hai preso uno! L'hai preso! Compleanno in Amsterdam, sì, vabbè! Stiamo continuando il giro, oggi è una bellissima giornata, anche se in lontananza ci sono dei nuvoloni e tira un po' di vento. Però per quanto riguarda la temperatura è tipo perfetto questo clima qua. Esistono due tipi di persone al mondo, la marina e quella malvagia. E io sono quello bravo. Che anno siamo? È 2004! Benvenuti nella nostra lussuosissima camera d'hotel. Abbiamo la marina indaffarata con la valigia, la mia valigia, il mio zaino, i miei piedi, le mie scarpe, computer che sta cercando di connettersi, la Polaroid inculata a Tudor, letto già in completo disordine con il giubbotto sopra e questa vista qua direttamente in cima al palazzo. In questo momento qua è notte, stiamo andando a letto, quindi niente, volevo semplicemente chiudere il video così. Spero che vi sia piaciuto, se questo video, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like al prossimo video, qua sempre tutto. Quando torno in Italia voglio una bistecca gigantesca.